Raffaele Cavaliere, manuale esoterico di costellazioni familiari, metodo e principi rivelati, Hermes Edizioni. Le radici storiche delle costellazioni familiari. Co-creatori del destino, la presa di coscienza. Molte persone sono alla ricerca del senso della vita e ogni volta che si pongono i quesiti da dove vengo, chi sono io e dove andrò, iniziano un nuovo percorso esistenziale finalizzato a ottenere risposte adeguate e soddisfacenti per poter dare una ragione alla propria esistenza. Ci sono persone che al contrario evitano di porsi quesiti esistenziali e in modo semplice cercano di rispondere alle esigenze quotidiane sperando in una buona sorte. Sono certi che il destino a loro riservato è inesplorabile, che tutto nella vita sia puramente casuale e che bisogna prendere la vita per quello che è. Le persone si accontentano di vivere senza alcuna curiosità o progettazione al di fuori del canone comune di come viene interpretata la vita, proprio per evitare di spingersi verso l'ignoto. Ma tutti prima o poi fanno la conoscenza della legge di causa ed effetto. E nel chiedersi del perché fanno certe esperienze, iniziano ad avere dubbi sull'approccio superficiale e semplicistico di vivere senza scopo, senza meta e senza orientamento. Le difficoltà, i problemi e gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un obiettivo diventano i punti interrogativi che spingono alla comprensione del proprio essere in questo mondo. L'esperienza insegna l'assunzione delle responsabilità legate ai pensieri che si fanno, alle parole che si dicono e alle azioni che si compiono. La legge morale universale, ciò che semini raccogli, diventa un leitmotiv, un parametro con il quale misurare il risultato delle proprie decisioni. Ed ecco che l'idea di essere un co-creatore della propria realtà diventa sempre più evidente. Nulla è casuale e l'esperienza insegna che tutto è causale. Così il destino e il fato assumono altri connotati, non sono più astratti, non sono lontani dalle proprie facoltà di intervenire nelle dinamiche esistenziali. Più la persona prende coscienza di come si sviluppa la sua esistenza, più diventa consapevole della sua corresponsabilità in tutto quello che accade e più diventa un co-creatore attivo. Il progetto di vita diventa un'esigenza da realizzare, anche se si riconosce che c'è un sottile filo che conduce l'individuo e il suo gruppo a fare certe esperienze. Il co-creatore utilizza le offerte della vita per orientarle verso il raggiungimento delle proprie mete, ma contemporaneamente si rende conto che c'è qualcuno o qualcosa che le mette a sua disposizione. Sarà il buon Dio, il destino, il fato o la vita, comunque sia, c'è qualcosa o qualcuno che collabora all'attuazione del progetto di vita. E proprio quando si pensa di essere arrivati a un buon livello di autorealizzazione, si intuisce invece che vi sono fattori oscuri che interferiscono con il raggiungimento dell'armonia. Per fortuna esistono anche qui tecniche come le costellazioni familiari che possono aiutare a risolvere problemi nascosti nel tempo. Gli
gli irretimenti con persone escluse dal sistema familiare o con gli antenati spesso sono la causa di malesseri psicofisiologici e sovente limitano la possibilità di adempiere il proprio destino.